Buongiorno a tutti. Non so da voi che tempo fa, ma qui c'è ancora un po' di temporale, pioggia, ancora un po' di pioggia. Diciamo che questi giorni non sono proprio così belli. Allora, ci ritroviamo per il nostro mercoledì, o meglio il caffè dopo pranzo, per chiacchierare con una nostra nuova amica. Questa donna meravigliosa fa un sacco di cose inerenti alla comunicazione e alla scrittura, sia sui web che sui blog. È una persona che è bravissima e speciale, perciò io direi, senza stare qui a chiacchierare, ve la presento subito, che così lei si racconta e dice cosa fa e poi cosa ci consiglia. Allora, vi presento Maria Rosaria Tremigliozzi. Ecco, Ciao, ciao ciao a tutti. Grazie Maria Rosaria, grazie mille di aver accettato questa live. a te di avermi invitato. Oscar, il minimo. Allora, noi ci siamo conosciute attraverso una consulenza che tu mi hai dato attraverso la rete al femminile, giusto? Sì, faccio E parte della rete femminile. credo che sia una bellissima cosa, che state facendo veramente delle belle cose anche lì. E niente, da lì mi ha incuriosito e ho cominciato a cogliere gli spunti che mi aveva suggerito e ho detto perché non proporli anche alle altre donne che comunque in questo periodo di lockdown si sono reinventate, hanno voluto provare delle cose nuove e chiacchierando così molte hanno ripreso la penna in mano, cosa che si è un po' perso. Perciò adesso ti lascio raccontare e chiacchierare tutto a te. Bene, allora innanzitutto ti ringrazio per avermi invitato e spero che con questa chiacchierata di poter essere d'aiuto sia dal punto di vista della comunicazione, ma anche se posso essere un po' di incitamento per le donne, per quelle signore che hai citato e che magari si sono messe in discussione, diciamo, si sono reinventate o comunque stanno cercando di reinventarsi perché anch'io sono stata una di e sono tuttora una di queste donne, nel senso che io ho lavorato fino a 40 anni, ero consulente legale. Sono arrivata in giurisprudenza, però dopo sono sposata tardi proprio appunto per lavoro, eccetera, eccetera. Ho avuto un bambino a 40 anni, ho privilegiato la famiglia, nel senso che ho voluto godermelo, sono stata molto contenta di questo. E poi a 50 anni, quando ho tentato, quando ho voluto rimettermi in carreggiata, però purtroppo non c'era molto posto per me. Allora, cosa ho fatto? Ho fatto di un'attività che comunque avevo sempre un po', diciamo, mantenuto come parallela, ovvero sia scrivevo prima per giornali, insomma, per giornalini, diciamo, proprio per giornaloni, e poi ho iniziato a scrivere per i blog. E così via via, un blog qua, un articolo là, poi un corso, anzi più di un corso, ho fatto tanti corsi, tanti libri, esami anche, insomma, quindi anche una cosa così ansiogena, però insomma alla fine ce l'ho fatta, mi sono reinventata, adesso sono 10 anni quasi che faccio questa cosa e quindi volevo proprio incitare così. Non perché io sia una coach, anzi, non voglio rubare il lavoro, però insomma, incitare le donne che si trovano a 50 anni, a 40, 50, l'età non è importante, che vogliono rimettersi in carreggiata di farlo, che è una bella cosa, che dà molte soddisfazioni, però sapendo che bisogna prepararsi, bisogna studiare molto. Bisogna affrontare dei sacrifici, però ecco, insisto su questo, mi permetto di insistere, se avete una passione che avete dimenticato, che avete messo nel cassetto e adesso avete voglia di riprenderla, vi invito proprio a farlo, perché magari può nascerne anche una nuova figura professionale. Quindi, come ha detto Flavia, io mi occupo di scrittura e comunicazione. Sono prevalentemente una web writer, ossia scrivo per il web, per dei blog, e da qualche anno mi sono messa per conto mio, diciamo, e quindi faccio queste attività legate alla scrittura, ossia editing anche, correggo
testi altrui, o scrivo testi per blog, scrivo testi per siti, oppure correggo i testi per blog e per siti. Faccio la ghostwriter, ovvero sia scrivo su commissione, qualcuno mi fa scrivere la sua biografia, la sua storia d'amore, succede molto spesso, e non compaio col mio nome, nel senso che io scrivo questa storia che mi è stata commissionata. Ma la firma è un'altra persona, è una cosa lecita, legale, non è assolutamente illegale, e si chiama proprio ghostwriting, ovvero sia una scrittura fantasma, nel senso che io scrivo ma non compaio. A me non interessa non comparire, ma l'importante è che siano contente le persone che mi commissionano questi scritti. E poi È un bel sono. lavoro però, alla fine, Sì, deve essere ma facente. sì. Ultimamente, beh, l'anno scorso ho scritto un libretto, un piccolo libro per una signora che voleva raccontare la sua storia d'amore e me l'ha raccontata e io poi l'ho, diciamo, tradotta in un libricino, insomma, è venuto una sessantina di 70 pagine, insomma. Poi l'abbiamo autoprodotto, nel senso che ci sono anche diversi siti in cui si paga poco, veramente un libretto viene a costare poco, e lei si è tolta la soddisfazione di far conoscere questa storia d'amore, ed è una cosa molto bella, molto romantica. Sono contenta, ma ripeto, non interessa che venga fuori il mio nome. So che questa signora è Allora, molto contenta. però è piacevole, dai, è una bella Sì. soddisfazione Eh fare sì, questo è bello perché poi ti fanno i complimenti, sai, dico, sai, è piaciuta, eccetera, eccetera, quindi è una bella cosa, questo mi piace. bene. E quindi questo, oltre a questo ghostwriting, poi gestisco delle pagine social, alcune sono mie, altre no, e quindi potrebbe essere un social media management, però insomma, dai, diciamo soltanto che gestisco le pagine social. E da poco, da 2 mesi come oggi forse, è uscito ho messo online un blog, un sito magazine su Treviso, e vi invito anzi ad andarlo a vedere, si chiama www.trevisoemozioni.it, siamo tutte donne, questa è una bella cosa, vero Flavia? Infatti Quindi, devo ma ringraziarti perché mi hai inserito nel tuo blog con l'articolo della mia attività, il Nordic Workout, e mi ha fatto un grandissimo piacere perché comunque iniziare un percorso così insieme ed essere inserita in questo bel blog mi ha fatto una grande soddisfazione. Ma Grazie, grazie. grazie a te, spero che magari parteciperai ancora perché c'è una sezione proprio che era nata come benessere, adesso è diventata green, sport e green, quindi tu ci sei in Bello. pieno, sport e green, sembra che te l'abbiamo fatta apposta, e quindi sono sei invitata a collaborare ancora, Ma spero. sì, E comunque sicuramente. siamo tutte donne. Tanto correggi tu i testi, perciò Va sono a posto. bene, ok, tranquilla. E appunto è importante che siamo tutte donne, non ventenni, ecco, diciamo così, non siamo ventenni, siamo tutte donne, le tre collaboratrici siamo, e proprio per il momento sono anche tutte donne quelle che scrivono. Non so se dopo magari si aggiungerà qualche uomo, però per il momento siamo tutte donne. Ora andiamo avanti sulla comunicazione perché le cose da dire sono tante. Come ho detto a Flavia, io ho cercato di strutturare questa piccola chiacchierata perché in mezz'ora non è che si dica tantissimo, però insomma, giusto per darvi qualche punto di riferimento, soprattutto per la comunicazione sui social, perché la comunicazione è molto importante, è inutile che ve lo ripeta, tanto insomma, si sa, soprattutto era già importante prima, diciamo, anche nei secoli passati, i grandi comunicatori sono sempre state delle persone di successo e che avevano potere. E soprattutto adesso, però, con i social vediamo che la comunicazione è diventata parte integrante della nostra vita. Quindi, mentre prima i grandi comunicatori erano personaggi importanti, in genere personaggi influenti, adesso siamo anche noi che scriviamo un post, siamo dei comunicatori, perché attraverso quel post noi possiamo arrivare veramente
dall'altra parte del mondo. E quindi capite l'esigenza che la comunicazione sia ottima. Sia ottima perché? Perché noi attraverso la comunicazione ci facciamo conoscere. E quindi, che ci piacciono o meno i social, questo non voglio entrare in merito a questa discussione, però bene o male i social ormai fanno parte della nostra vita. Cosa vuol dire comunicare bene sui social? Vuol dire, per me soprattutto che sono in questo ambito professionale, però anche sento quello che dicono le altre persone, innanzitutto cercare di scrivere correttamente, quindi quando uno scrive un post cercare di scriverlo in maniera in un italiano quantomeno corretto. Esiste la funzione modifica o elimina, quindi sappiamo che se per caso scriviamo qualcosa di sbagliato, comunque possiamo cancellarlo e modificarlo, quindi proprio anche questa funzione serve a facilitare e a migliorare la nostra comunicazione, perché se qualcuno legge un nostro errore grammaticale, insomma, no, non è molto bello, magari nessuno te lo dice che l'hai fatto, però intanto, ecco, ci presentiamo male. Quindi innanzitutto la correttezza grammaticale e poi anche aggiungerei la correttezza, diciamo, morale. Ecco. Quindi purtroppo nei social vediamo spesso gente che polemizza, gente che offende, però la comunicazione, una buona comunicazione, richiederebbe proprio che anche a livello di social noi mantenessimo diciamo, quell'educazione che dovrebbe connotare i rapporti umani. Ecco, sembrerebbe forse una cosa démodée, una cosa un po' diciamo non tanto di moda, perché vediamo che molto spesso anche in televisione la comunicazione è una comunicazione gridata con parolacce, eccetera. Diciamo che secondo me questa è una bruttissima comunicazione, a meno che uno non sia, che so, Vittorio Sgarbi, che ne ha fatto un punto di riconoscimento, diciamo un brand quasi, però secondo me una comunicazione educata, corretta e garbata ha sempre un risultato positivo. Perché? Perché dobbiamo pensare che adesso la comunicazione che avviene attraverso i social è appunto una comunicazione di immagine, quindi noi ci mettiamo un po' alla mercé di tutti quando scriviamo un post e le persone ci conoscono attraverso questi post. Ci eravamo un attimo persi col collegamento, è tornato tutto a posto, Ah, ok. dove eravate arrivati? No, vai, vai, Benissimo, tranquilla, tranquilla. ecco. Quindi noi ci facciamo conoscere attraverso questi post e rischiamo a volte di essere fraintesi anche, perché dobbiamo pensare che la comunicazione fra le persone, diciamo, la comunicazione diretta, come la mia ora, non è fatta soltanto di parole, non è una comunicazione solo verbale, è fatta anche di gesti, di intonazioni, di silenzi e tutti questi modi di comunicare che non sono verbali comunque influenzano la comprensione. Mentre invece noi quando scriviamo su un post scriviamo delle parole, non facciamo silenzi, non facciamo gesti e quindi sono solo le parole che fanno capire a chi ci legge quello che noi intendiamo dire. E non sempre questo è di facile comprensione. Ci possono essere delle, appunto, incomprensioni, noi magari pensiamo di essere chiari, ma non lo siamo, qualcuno si offende, qualcuno non capisce. Ecco, quindi bisogna cercare di essere il più chiari possibile e soprattutto anche di immedesimarsi in coloro che ci stanno leggendo, quindi insomma, appunto, cercare di essere il più chiari possibili, cercare anche di essere educati. Se qualcuno, non so, polemizza, chiude, perché io personalmente certe volte nei post vedo dei pipponi, passatemi la parola, proprio lunghissimi, oppure persone che si rimbeccano l'uno con l'altro. Ecco, a quel punto, insomma, anche questo è un esempio di pessima comunicazione,
che non fa certo onore a chi la pone in essere. Ecco, quindi anche se appunto se qualcuno vi tira dentro in una polemica, io vi consiglio di lasciarla perdere, di dire va bene, chiudo qua, vedo che non siamo sulla stessa lunghezza d'onda e chiudere, anche se verrebbe voglia di puntualizzare, di spiegare, eccetera, vedo che la maggior parte delle volte è perfettamente inutile. Quindi è più, diciamo, giudizioso lasciare perdere questo sui social, questi dibattiti, queste polemiche, proprio per dare un'immagine di sé, contenuta, educata e piacevole. Mi rendo conto però che quello che sto dicendo potrebbe essere quasi un'utopia, perché purtroppo si legge di tutto e si vedono comportamenti poco, poco ortodossi. Però, ecco, il consiglio è proprio quello di mantenere un profilo basso per poter essere apprezzati dalle persone, perché, diciamo, il post è il nostro biglietto da visita. Sapete che ci sono addirittura anche datori di lavoro che controllano o comunque, guardano i profili. È ovvio che se qualcuno ha un profilo, che so, non piacevole, magari il datore di lavoro, non so, ne tiene conto, ecco, oppure se io devo assumere qualcuno, vado a controllare il profilo, ecco. Bisogna tenere presente che i social adesso sono anche questo, ovvero sia una esposizione mediatica non indifferente. Per quanto riguarda poi la comunicazione proprio sul web, come vi ho detto prima, i social hanno questa caratteristica, ovvero sia non permettono una valutazione, un'interpretazione anche del tono di voce, dello sguardo, eccetera. Una mia amica mi ha fatto ridere perché mi ha riferito che una persona sul social le ha chiesto: ma perché hai messo 3 punti esclamativi? 3 punti esclamativi che sono stati presi per, non so, per un'affermazione superba, oppure quando invece la mia amica voleva soltanto fare un'esclamazione molto semplice. Ecco, quindi capite che nei social tutto è amplificato. Perché? Perché non abbiamo la persona di fronte, magari tante volte non la conosciamo, e quindi ci basiamo per avere un'idea, non dico per giudicarla, perché giudicare una persona è sempre sbagliato, però per avere un'idea di questa persona, quest'idea ce la facciamo attraverso quello che la persona pubblica sui social. E capite che quello che pubblichiamo sui social, ripeto, una volta che l'abbiamo scritto, non è più nostro, perché è vero, come ho detto prima, che si può cancellare, però è anche vero che una volta uscito potrebbe essere che qualcuno si è fatto uno screenshot, può darsi, ecco, tante cose. Quindi una raccomandazione anche questa, appunto, vigilare su quello che scriviamo. Questo è sembrerebbe un segreto di Pulcinella, però non sempre lo mettiamo in pratica. Quindi sui social, comunicazione semplice, comunicazione veloce, perché in genere non abbiamo tanta voglia di leggere quello, almeno io personalmente non è che vado a leggere i post lunghissimi, insomma mi fermo alle prime righe se le reputo poco, poco interessanti. E quindi anche questa è diciamo una delle regole della scrittura per il digitale, e quindi avere una scrittura che sia immediata, che si faccia apprezzare già dalle prime righe, perché è dimostrato che le persone stanno sui post pochi secondi se non ritengono che il post interessi loro. Quindi dobbiamo cercare di fare dei post che siano interessanti già dall'inizio, perché se noi dall'inizio non spieghiamo quello che stiamo facendo o non spieghiamo il motivo per cui le persone dovrebbero leggere quello che noi ci accingiamo a scrivere, le persone ci abbandonano. Quindi
chi fa corsi di web writing sa bene che la scrittura per il web e anche la scrittura per i social è una scrittura particolare, quindi una scrittura che richiede semplicità, semplicità di lettura, velocità di lettura, quindi deve essere una cosa, insomma, che si legge in poco tempo, e poi soprattutto fascino di scrittura, ovvero sia non tanto fascino di scrittura, ma quanto fascino di argomento. Spiegami bene questa cosa del fascino, perché è bellissimo. Appunto, il fascino non è facile perché a me capita, è capitato tante volte, penso che sia capitato anche a voi, che magari leggete Il segreto per, uno clicca e dice voglio sapere il segreto per, e poi vedi che nell'articolo questo segreto non c'è, insomma, e quindi questo è un titolo fatto, che so, dai copywriter proprio per attirare le persone sul sito o sull'articolo. Perché questo? Diciamo la pura verità, perché poi il sito è pieno di pubblicità, quindi se noi vediamo tanti contenuti sono di una pochezza unica, ma invogliano le persone ad andarci con dei titoli allettanti e affascinanti solo perché ci sono tanti contenuti pubblicitari e ogni volta che una persona clicca fanno cassetta, diciamo la verità. Ecco, io purtroppo ho scritto anche per un marketplace della Mondadori in cui c'erano diciamo, dei trafiletti piccoli, tutti circondati dalla pubblicità, quindi l'articolo era proprio, diciamo, una scusa per ficcarci dentro tutte le possibilità, cioè tutte le pubblicità possibili, ecco. Quindi un consiglio per chi deve scrivere sui blog o anche sui siti, ma anche un semplice post, se uno vuole che il proprio post abbia successo, cerchiamo di mettere, di renderci affascinanti già le prime righe. E l'amica Flavia ci dice: come si fa? Bene, allora anticipo quello che sarebbe, diciamo, la parte di scrittura persuasiva. Ah, ok, perdono, ti ho anticipato, però mi No, 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 ma tanto sento guarda, vedo qua che il tempo sta scorrendo, per cui quasi. insomma, Sì, tranquilla. ecco. Allora, ci sono dei modi per rendere affascinanti, diciamo, i nostri post. Sì, ci sono. Innanzitutto, sappiamo che ci sono degli argomenti che sono riconosciuti anche a livello inconscio, molto affascinanti, ovvero sia, noi non ce ne accorgiamo, ma il nostro inconscio si mette subito sulla curiosità, è curioso e vuole andare a leggere. O comunque vuole approfondire determinati argomenti. Questi argomenti sono salute, ecco, cioè, se uno scrive, se uno fa un post, i tre segreti per arrivare a 100 anni, potete stare sicuri che l'80% delle persone va a leggere, anche io probabilmente lo leggerei. Quindi ecco, iniziare per chi si occupa di, che so, di commercio, o comunque vuole pubblicizzare un suo prodotto, potrebbe essere questo. Quindi il segreto potrebbe essere il segreto per dimagrire, eccetera. Quindi quando c'è qualcosa che riguarda la salute, è sempre considerato un argomento molto, molto interessante. Un altro argomento interessante è la famiglia, anche quello è uno di quegli argomenti che vanno molto e che attirano le persone. Gli animali. Gli animali, vedete che li mettono dappertutto. Io sono un amante degli animali, però certe volte vedo che proprio sono sfruttati quasi, perché insomma metti un animaletto e tutti cliccano, mi piace, che bello. Quindi salute, famiglia, animali, sentimenti. Ecco, quindi queste macro categorie, diciamo, sono categorie considerate affascinanti. Ecco, Io ho quindi segnato salute. tutto, grazie. Io Rosario, Ecco. io ho segnato tutto, Bene, ok. bene, bene. Ecco, questo è importante. E poi non solo queste categorie, quindi queste sono proprio, diciamo, le categorie più usate, però poi ci sono anche aggettivi, per esempio, succulento, per dire uno che deve pubblicizzare un panino, mette l'aggettivo succulento, effettivamente.
ti fa venire subito voglia, cioè dà l'idea di qualcosa che è buono e ti fa venire voglia di assaggiare quella cosa. Oppure, non so, aggettivi come velocissimo, oppure avverbi gratis. Ecco, se voi mettete gratis, anche questo attira molto, no? In regalo. Ecco, quindi sappiate che queste sono tutte frasi, espressioni che vengono usate in pubblicità, e per quello che io dico sempre, la scrittura persuasiva è importante non solo per chi la vuole usare, ma è importante anche per chi vuole salvaguardarsi un po', perché conoscendo, diciamo, i meccanismi della scrittura persuasiva, uno riesce anche a salvarsi, quantomeno, insomma, poi capisce che è un'esca per attrarre le persone. Quindi io dico sempre, la scrittura persuasiva è importante sia per chi la vuole mettere in pratica, perché ha un commercio, oppure perché vuole sì, imparare a scrivere in una certa maniera. Però può essere molto importante, molto interessante, scusate, anche per chi soltanto voglia capire i meccanismi pubblicitari per salvaguardarsi. Ecco, perché anch'io da quando mi dedico, diciamo, a questo tipo di scrittura, quando guardo le pubblicità le guardo sempre con un certo distacco, perché capisco, percepisco quello che c'è dietro. La stessa cosa è lo storytelling. Lo storytelling è una parola adesso usata, abusata e strausata a tutti i livelli. Cioè, io ho visto la parola storytelling accostata proprio a delle tematiche che non c'entrano niente con lo storytelling, ma siccome va di moda la usano. Anche lo storytelling aziendale, vediamo che adesso nei siti, non solo nei siti, ma anche nella pubblicità, va di moda lo storytelling aziendale. In realtà poi lo storytelling, si usava anche ai tempi di Carosello. Io sono nata nel 61, per cui mi sono sciroppata i vari, dov'è la donna? Ecco, quello che cos'è uno storytelling, perché fidelizzavano, diciamo, la clientela, o comunque chi guardava Carosello, attraverso questi episodi del Caballero e di Carmen Sita. Ogni episodio raccontava una storiella, ma in realtà poi ti abituavi a questa storiella, un po' il concetto delle serie televisive di adesso, quindi ci si affeziona ai personaggi. Poi c'è stato il Mulino Bianco negli anni Ottanta, e lì è cominciato un po' lo storytelling aziendale, e poi il culmine è stato con Giovanni Rana, che ci ha messo la sua faccia. Ma perché Giovanni Rana ci ha messo la faccia? Perché aveva una faccia giusta, cioè se Giovanni Rana avesse avuto, non so, una faccia emaciata, insomma, che non aveva niente a che fare con i tortellini, probabilmente non avrebbe avuto tutto questo successo. Quindi è giusto fare lo storytelling, però farlo con le armi giuste, ecco. Quindi anche lo storytelling non è soltanto raccontare una storia, lo storytelling è emozionare le persone con una storia. E lo storytelling si può fare anche con un semplice post. L'importante è che questo post emozioni, faccia leva sulle emozioni. E anche là, allora, l'amica Flavia potrebbe dirci: sì, ma come si fa a emozionare con appunto? E anche là praticamente è quello di prima, cioè ci sono degli argomenti tali che sollevano sempre, suscitano, diciamo, delle emozioni, e però anche un'altra cosa, si emoziona quando si è emozionati. Quindi, prendendo sempre l'esempio anche da Flavia, Flavia trasmette ed emoziona perché Flavia è emozionata e ha la passione per il suo Grazie. tema.
Ecco, e quindi questo è importante perché se tu dici cavolo, io non sono un'esperta in comunicazione, io non so neanche scrivere bene, come faccio? Non riuscirò mai ad essere affascinante. In realtà si è affascinanti quando si crede in qualcosa, quando si ha l'entusiasmo per qualcosa. Quindi le persone, anche se non sei bravi a scrivere, però si riesce sempre a trasmettere questo entusiasmo. Ecco, quindi ripeto, non so se sono stata utile, se Ma sono ormai utile, sono. però, ecco, però questo, anche se non siete esperte di comunicazione, se voi nei vostri post ci mettete entusiasmo, un po' pizzico di creatività e riuscite a trasmettere questo entusiasmo e questa passione, vedete che riuscite ad emozionare lo stesso le persone. Quindi, non bisogna fare dei post asettici, magari perfetti, ma asettici, no? Magari un po' più, diciamo, semplice, magari alla portata di tutti, però che trasmetta qualcosa, che abbia quel quid di creativo, quel quid di personale. Bisogna sempre essere personali e coerenti con se stessi, perché ripeto, anche se il buon Giovanni Rana avesse pubblicizzato, che so, Tisano Reica, non gli credeva nessuno, oppure se quello di Tisano Reica reclamizzava i tortellini Rana, neanche non gli credeva nessuno. Quindi bisogna essere anche coerenti col proprio personaggio e con quello che vogliamo dire. Ecco, Renata, quindi io devo fermarti con ci grande sarebbero tantissime cose dispiacere perché da dire. stai raccontando un sacco di cose, però questo può essere un buon spunto per incontrarci un'altra volta, perché vedo che comunque c'è interesse e la cosa può essere veramente interessante per molte. Allora, io direi di sfruttare queste belle pillole che tu ci hai dato e ci mettiamo all'opera subito. Così la prossima volta che ci incontriamo ce ne dai altre e miglioriamo di Okay. volta in volta, perché sono cose stupende. Sì, ho fatto veramente, diciamo, un piccolo Sì. excursus di tutte le argomentazioni, però insomma, dai, vengo volentieri un'altra volta. No, Magari grazie. potessi anche raccogliere qualche curiosità o qualcosa, in modo che possa essere più specifica su No, eventuali curiosità che ci possono essere. Ecco, facciamo benissimo comunque. lanciare questa domanda. Se vi interessa qualche argomento oppure volete provare a chiedere qualcosa di particolare, noi proviamo a vedere se riusciamo a soddisfarvi. Purtroppo domande non ce ne sono, anche perché sappiamo che questo è un orario un po' difficile, però sicuramente so che qualcuno ci guarderà dopo e prenderà spunto. Come ho fatto io, ci sarà qualcun altro che prenderà spunto. Niente, volevo anche ricordare appunto il tuo sito di Treviso Emozioni, che ha un sacco di bellissimi argomenti e trovate anche su Facebook, ci sono delle immagini bellissime. Sì, E in pratica anche vai a su scoprire, Instagram, anche ecco, su perfetto, Instagram. anche su Instagram, e vai a scoprire in pratica delle cose di Treviso che in pratica le abbiamo perse. Noi stiamo progettando, io e Maria Rosa, una cosa molto carina, non Bellissima, bellissima. glielo diciamo. Oh. Vi diciamo solo che c'è movimento e arte insieme. Questa è C'è l'unica cosa che fermento, sì, c'è fermento di idee e Esatto. fermento proprio di movimento Esatto. anche, perché non Perciò bisogna mai stare fermi. no, non è il caso mio. Perciò No. noi diciamo seguiteci perché ci saranno delle belle novità, oltre al fatto di poterci rivedere e poter chiacchierare ancora. Perciò Benissimo. io non posso solo che ringraziarti, Grazie a darti te, il grazie a benvenuto, tutte. arrivederci per un'altra volta. Aspetta Figurati. Milano, non scappare, che No, io va saluto bene. tutti. Intanto grazie Ok. mille, gentilissima. Grazie. Grazie. Allora, noi siamo arrivati alla fine, abbiamo ascoltato Maria Rosaria con queste pillole di scrittura nei social, nei blog, come scrivere e anche con che carisma e emozioni scrivere questi post. Magari potreste anche provare a vedere se effettivamente riusciamo, io compresa, a scrivere dei post e dare emozione. Sarà un po' difficile, un po' dura, però ci proviamo, dai, mai dire mai. Io vi ricordo che la prossima settimana ci incontreremo con Cristina
non alle 15 ma alle 15:30, per parlare sulla privacy di Facebook, che è una cosa che molti hanno chiesto perché ci sono tutte queste invasioni di privacy. La settimana dopo, anziché il mercoledì, spostiamo al giovedì, per impegno ovviamente di un'altra Cristina, Cristina Magoga, una carissima amica, che parleremo della rigenerazione, cioè come possiamo rigenerarci a questa età, perché abbiamo visto che in questa età abbiamo voglia di rigenerarsi. Perciò non mi resta che salutarvi, ringraziarvi, aspettarvi nei prossimi incontri, nelle prossime live, e se avete qualche domanda, qualche curiosità, io vi aspetto e magari vi aspetto anche a qualche lezione di attività fisica che faccio io. Perciò vi ringrazio, buona giornata e ciao a tutti!